Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi iscritti più di tutti, bentornati su Giovec Dispo. Io sono Giovispo e questo è un episodio sulla compravendita. In questo episodio vedrete vendite e un nuovo metodo, anche se è un metodo alquanto vecchio, usato anche gli altri anni, però è un metodo che funziona. Allora, il metodo del cambio di ruolo. Avete visto, ho preso Alvarez, ho preso il cambio di ruolo da COC e da T, vado a controllare il suo prezzo di mercato, il minimo. Vedo che 2002, perdi 95, 2900, meno 1750 che è il prezzo totale compreso giocatore e cambio di ruolo, dunque ci vado a fare un guadagno di 300 crediti, non male. Come avevo pronosticato, la compravendita ora è molto molto più semplice. Allora, semplice perché la maggior parte delle persone ha il gioco. Quindi hanno aperto pacchetti, sia iniziali sia altri pacchetti, quindi il mercato si è riempito di più rispetto all'inizio, che c'erano pochi giocatori. E diciamo che è semplice la compravendita. Il mio consiglio è quello di fare prendere per esempio giocatori per compra e scarta, prendere giocatori con il camp che voi andrete a cambiare il ruolo, anche di aggiungere uno stile intesa a un determinato giocatore, perché comunque i prezzi, diciamo, si abbassano un pochettino. Quindi un altro consiglio che potrei darvi è di venderlo, per esempio, un giocatore al massimo dopo 6 ore, perché potrebbe scendere all'improvviso. Qua vedete, acquisto questo Eremenko direttamente COC, anzi no, scusate, acquisto più Eremenko COC, che poi andrò a modificare il ruolo. Li ho trovati e compra ora, molto bene. Poi vedete qua, questo Alvarez AT, direttamente AT se non sbaglio. Sì, perché devo cambiargli il ruolo, intelligentone sono assai, eh. Poi acquisto questo cambio di ruolo AT, una TCOC a 1100, e lo applicherò ad Alvarez per farlo diventare un COC. In totale quanto verrebbe? Sono 1450 1500, non lo so. Comunque è un metodo proficuo che, fatto come si deve, porterà i suoi frutti. Infatti, come vedrete nelle prossime clip, vedrete che comunque ho venduto parecchi giocatori anche con il metodo del cambio di ruolo. Giocatori che vi consiglio sono con più di 75 di passaggio. Vedete qui, sto facendo dei calcoli, 640 crediti con Alvarez ed Eremenko, quindi ottimi profitti a mio parer mio. Poi, se volete vedere, vi spieghi nello specifico con un video in live. Queste sono cose registrate, quindi non ve lo sto dicendo in live direttamente. Registro le clip e poi ci parlo sopra, in sostanza. Se volete vederlo in live per farlo più semplice, semplificato, ditemelo nei commenti, lasciate un commento, oppure semplicemente un bel pollice lì su. Qua vedete, applico ancora altri cambi di ruolo, qua COC, CC e Eremenko lo metto in vendita a 3300, poi vabbè, abbasserò qualche prezzo di un 200, non so di preciso neanche. Vabbè, comunque vedete che acquisto Young Ambigua, il suo prezzo ora si è abbassato, sta sui 500 credo, vabbè, prima si acquistava sui 400, si ne metteva 600, guadagno di 150, che nessuno butta sostanzialmente. Qua Eremenko, ho venduto quello COC Alvarez, poi ho provato anche con Thorgan Hazard, finalmente sono riuscito a vendere Sinner. Qua vedete, vabbè, queste sono cose che avevo trovato nel pacchetto omaggio. Poi ho venduto quel cambio di ruolo che avevo acquistato a 1100-1200, come avete visto nello scorso episodio, l'ho venduto a 1300, quindi non ci ho perso neanche. Qua vedete, ho anche altri giocatori tipo Bonaventura, ancora Young Ambigua, l'ho utilizzato davvero tantissimo, fin quando si poteva utilizzare. Infatti ora non... nelle prossime clip difficilmente potreste vedere tantissimi Young Ambigua, perché quando si usa troppo un giocatore, poi diciamo bisogna cambiare. È proprio così che funziona la compravendita: non usare sempre gli stessi giocatori, oppure usarli fin quando vedete che si possono usare, tipo fin quando non arriva qualcuno che offre un prezzo troppo elevato,
per poter fare un guadagno. Vedete, però c'ho ancora tranquillo Anglianga Biwa, Bonaventura, poi state ancora vedendo Di Natale Venduto, che poi venderò, forse ve lo farò vedere in un prossimo episodio. Vabbè, qua vedete questi Berezushki. Allora vi dico, io ho acquistato Berezushki Rolfes a 300 crediti, cioè li ho acquistati 300, li ho messi a 400, poi gli altri Rolfes li ho scartati direttamente, cioè, ma ci ho guadagnato lo stesso. Quindi potete scegliere se scartarli per avere un pochissimi crediti, oppure rivenderli per averne un po' di più, un 50 di più. Comunque sono crediti che avrete senza spaccarvi il culo, in sostanza. Poi vedete qua anche Shirokov, sempre a 300, eh? Questi sono giocatori che ho preso a 300. Poi ancora Berezuski, ancora Yanga Bivo. Poi ho provato a fare un compravendita, sto vedendo alla fine, con Macchiadi. Volevo prendere un altro giocatore, poi ho visto Macchiadi e ci ho fatto un guadagno. Dovevo prendere, che giocatore dovevo prendere non mi ricordo, comunque era un altro argento, mi sono confuso. Poi ho visto che era un buon giocatore per farci compravendita, l'ho preso e l'ho rivenduto a 2100. E dunque ragazzi, il video sta per concludersi. Se volete altri consigli commentate, vi lascerò anche un commento con dei consigli. Se volete altri video di compravendita, spaccate di mi piace questo video, arriviamo almeno a 30 mi piace, supportatemi. Dunque, se volete iscrivervi al canale, se non siete già iscritti, fatelo. Se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, ditemi un commento se volete. Io apprezzo molto i commenti che mi aiutano a migliorare. E dunque, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e alla prossima!